Bruno Mantua è nato a Gerusalemme nel 1936, è venuto a Roma, si è laureato con una tesi su Antonio Federighi, che è uno scultore siennese del 400. Il suo primo posto è stato a Perugia, alla sovrintendenza di Perugia, e poi un anno dopo è stato chiamato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Bruno Mantua era una figura che comunque uno a Roma vedeva. Io ero giovane studente di storia dell'arte, se andavo in inaugurazione, a una mostra, ovunque, sapevo che Bruno Mantua era Bruno Mantua. Frequentare lui, la sua casa, il suo studio, allora aveva lo studio a Campo dei Fiori, era un po' entrare in una Wunderkammer. Questa casa, così come era anche lo studio di Campo dei Fiori, poi lo rispecchiavano perfettamente. Quindi un uomo con una cultura insaziabile. Ho avuto l'opportunità, per me sembrava veramente un onore enorme, di poter finalmente lavorare con Bruno Mantua. E una cosa poi mi ha molto colpito, che alla fine di questa esperienza, io comunque ero una ragazza alle prime armi, ha voluto donarmi due fogli della sua collezione. Io questa cosa l'ho trovata straordinaria. La cosa che gli interessava soprattutto era l'arte contemporanea, però la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma aveva tutta una parte ottocentesca e dunque ha cominciato anche a interessarsi a quest'arte dell'Ottocento italiano ed è lì che ha cominciato a comprare delle cose. Cioè Bruno Mantua non soltanto collezionava seguendo percorsi mentali, il suo istinto, altre cose invece seguivano i suoi percorsi di studio. Ha collezionato soprattutto l'arte italiana del fine Ottocento, inizio Novecento. I prezzi erano abbastanza bassi, si trovava facilmente, era un gusto nuovo, e dunque non c'era veramente un grande mercato. Quello che lo portava quindi a collezionare non erano né i valori assoluti della storia dell'arte né interessi di mercato, ma erano proprio dei colpi di fulmine, quindi era proprio il piacere per la bellezza in sé per sé. Quindi molti fogli della sua collezione grafica sono fogli anonimi che lui collezionava perché erano belli, per la loro altissima qualità tecnica, per la loro altissima quindi qualità di esecuzione. Quando ha dovuto comprare questo appartamento negli anni 90, ha dovuto sacrificare una grande parte della sua collezione, doloroso ma necessario, perché è meglio avere i muri senza quadri che i quadri senza muro.